La perdita del prodotto interno lordo entro fine anno stimata da una previsione del Centro Studi di Confindustria viene definita preoccupante dal presidente degli industriali di Cosenza, Fortunato Marelli, il quale afferma senza mezzi termini che servono misure urgenti per evitare il rischio di una vera e propria recessione. È sicuramente preoccupante, insomma, la previsione del Centro Studi di Confindustria che prevede uno 0,3% di recessione, cioè una perdita del prodotto interno lordo, che dovrebbe ricalibrare sul fine anno all'1,9%. Comunque sono numeri estremamente a ribasso rispetto a quanto prevedevamo soltanto a dicembre. Certo, in mezzo c'è una guerra e c'è anche un crollo forte della fiducia dei consumatori, che si sono visti recapitare ovviamente una stangata sulle bollette energetiche. Quello che bisogna assolutamente evitare, prosegue Amarelli, è che ci sia una sfiducia, la quale comporterebbe di conseguenza un rallentamento degli investimenti delle imprese, perché è in questo momento che l'Italia ha bisogno di crescere. Ha bisogno di spendere le risorse, perché non dobbiamo mai dimenticare che c'è che abbiamo preso un prestito piuttosto importante, e che del PNRR, e lo dobbiamo restituire. Un PNRR che necessiterebbe di una rimodulazione, spiega sempre Amarelli, dei vincoli temporali a causa proprio della guerra in Ucraina. Direi però che dall'altra parte ci dobbiamo dare una sveltita, e la macchina burocratica si deve sveltire, perché in questo momento non c'entra con il PNRR, ma in questo momento ancora la domanda per il bonus impianti sud non è stata neanche messa sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. È incredibile, perché questi soldi sarebbero dovuti arrivare alle imprese già a gennaio, a febbraio, a marzo, e ancora aspettiamo la domanda.